alla fine di Monte di Procida, Rione Terra 2-0, doppietta del bomber Lucignano, capocannoniere di questo Monte di Procida, uno dei capocannonieri di questo girone, di questa promozione. Doppietta per te, vittoria in questo derby flegreo. Quali sono le sensazioni a caldo alla fine di questa partita? La sensazione è fantastica, perché ci trovavamo fino a poco tempo fa lì sotto, ora ci troviamo in zona salvezza, a 10 punti dalla penultima, e vincere nel derby ti fa sempre piacere. Senti, per te questa annata fino a questo momento straordinaria, nonostante il Monte di Procida sta lottando per la zona play-out per non retrocedere, ti aspettavi un'annata così fantastica, così particolare per te? Inizialmente no. Poi pian piano, già dalla prima, inizierò a fare il primo gol, poi alla seconda anche il secondo, e piano piano sono arrivati gli altri e per fortuna sto andando alla grande. Senti, il pubblico di Monte di Procida si sta affezionando a questo piccolo bomber. Abbiamo saputo che si è andato anche ad Entella, all'Entella in prova. Come è andata quella settimana? Speriamo in un futuro da campione per te. Sì, sono andato lì a provare, è stata una settimana veramente bella, una grandissima esperienza, e speriamo bene. Senti Gennaro, a chi ti ispiri tra i bomber, tra i grandi della Serie A oppure stranieri? Qualcuno che ti ispiri? No, quasi tutti quelli che fanno gol, mi fa piacere seguirli e mi ispiro a loro. Una breve battuta su questo Monte di Procida, la salvezza è vicina, come la vedi? Sì, la salvezza è vicina, però dobbiamo continuare a lavorare con costanza come stiamo facendo e non dobbiamo staccarci da quell'obiettivo che è la salvezza. Ultima domanda, a chi dedichi questi due gol? Dedico a tutti quelli che mi sono stati vicino fino ad ora, che mi hanno dato l'opportunità di andare a provare lì, a tutta la società, a tutta la famiglia, a tutti. Ok, grazie bomber, in bocca al lupo e forza Monte di Procida. Ok. Siamo in compagnia del mister Platano, mister di questo Rione Terra. Rione Terra che veniva da una serie esaltante di risultati, 10 gol in due partite, oggi bloccato dal Monte di Procida. Mister, che cosa è successo in questo derby flegreo? Eravamo consapevoli delle difficoltà della partita, difficoltà che sicuramente sono aumentate alla vigilia della gara, che dopo 3 squalifiche abbiamo avuto qualche infortunato che non ci ha permesso di arrivare a questa partita, diciamo, in forma. Devo dire che oggi forse la squadra non ha messo quel tipo di atteggiamento che mette di solito, e sotto il profilo della voglia e determinazione siamo venuti a mancare. Dobbiamo voltare subito pagina, cercare di non ripetere questi errori di atteggiamento che alla fine sono fatali. Mister, è un Rione Terra che sta sorprendendo in campionato, l'obiettivo rimangono sempre i playoff, quello di stupire a questo punto? Sappiamo che è difficile, sono 7 partite alla fine, dobbiamo affrontare come 7 finali. Noi metteremo il 100% dell'impegno e poi tireremo le somme. Mister, un ultimo commento, un parere tecnico su Lucignano, questo piccolo bomber del Monte di Procida, classe 98, che sta stupendo a suon di gol nel girone. Sicuramente mi ha entusiasmato, un ragazzo che sicuramente, se lavorerà bene, non si monterà la testa, farà strada. Ok, in bocca al lupo al mister e al suo Rione Terra, grazie. Siamo in compagnia di mister Romano. Mister, da quando sei arrivato si parlava in tribuna un autentico miracolo sportivo, questo Monte di Procida in escalation sempre migliore, vittoria nel derby contro il Rione Terra. Un commento a caldo dopo questa partita? Questa partita l'abbiamo preparata bene in settimana, ci tenevo a vincerla perché era un derby, e poi comunque Rione Terra è una squadra che si sta mettendo in luce, 33 punti, voglio dire, significa qualcosa. Noi siamo stati un po' sfortunati con delle partite fatte in casa, siccome è una squadra giovane, oggi abbiamo giocato con gli under giusti, ma di solito giochiamo con 2,98, anzi 2,98 e 1,96 oggi. Poi voglio dire, partite che facciamo addirittura con 3,98, perché comunque è una squadra giovane. La cosa importante è che sono ragazzi eccezionali, si dedicano all'allenamento veramente bene, bene, bene. Questa partita l'abbiamo preparata bene tutta la settimana e ci siamo riusciti a vincerla. Mister, una domanda un po' provocatoria. Oggi hai fermato il Rione Terra che ha fatto 10 gol in due partite. Se fossi arrivato prima a questo Monte di Procida probabilmente non sarebbe nella posizione in cui si trova. Parliamo del presente, non parliamo del passato. Oggi sono fortunato, è una società che, voglio dire, l'ho trovata un attimino, i ragazzi un attimino, con 2 o 3 innesti, diciamo, abbiamo sistemato la squadra. Abbiamo lasciato la rosa com'era, perché poi alla fine ragazzi importanti, Masullo 95, ragazzi giovani che possono fare tanto per questo Monte di Procida. Mister, a proposito di giovani, una battuta su il giovane più brillante di questo Monte di Procida, doppietta quest'oggi, Lucignano. Vorrei che spendessi 2 parole per questo giovane talento locale. È uno di quei pochi giovani che ho visto attento, non salito di testa, anzi un ragazzo che
si fa i fatti suoi, si dedica all'allenamento e io mi auguro per lui che arriva dove può arrivare il massimo della categoria, perché è un ragazzo che merita, fa tanti sacrifici, ma veramente tanti, dalla scuola viene qua all'allenamento, è un ragazzo d'oro e io mi auguro che per lui arrivi almeno a fare una categoria molto importante. Ultima battuta, in percentuale da 1 a 100 quanto è raggiungibile la salvezza per questo Monte di Procida, mister? La salvezza dipende tutto da noi, se giochiamo come abbiamo giocato oggi secondo me non ce n'è per nessuno, con la mentalità giusta sono ragazzi che possono fare tantissimo, l'abbiamo dimostrato oggi contro la quarta in classifica, così come l'abbiamo dimostrato al Faterna, così come l'abbiamo dimostrato con la Rocchese, se i ragazzi vengono con la mentalità giusta non ce n'è per nessuno, l'abbiamo dimostrato anche con la Fragolese. Abbiamo perso una partita ingiusta, in 7 minuti abbiamo perso una partita ingiusta, quindi sono sicuro che arriveremo alla salvezza tranquilla. Ok, grazie a mister Romano e in bocca al lupo per lui e per il suo Monte di Procida.